ragazzi, questa è la mia stanza al Japan Palace a Tokyo. Sono arrivata da pochissimo e come vedete è piccolissima. Qui c'è un armadio. E io non so dove mettere la roba. Adesso vado a farmi una doccia perché qui vi giuro c'è un'umidità tremenda. E ci sentiamo dopo. Ciao! Fortuna che ho quello. E ho anche un frighetto. Vabbè, a dopo. Ciao! Ciao, eccomi qua, mi sono fatta una doccia e che dire, qua fa davvero tanto tanto caldo, non pensavo, io sto aspettando che mi mandino, strapparlo un po' di jet lag, vabbè, che mi mandino un messaggio per andare ad Akihabara a mangiare perché non ho ancora mangiato. Siamo arrivati qui a Tokyo stamattina alle 10:30 circa perché ero di Alitalia, era in ritardo. E comunque se volete leggere la mia super esperienza di questo volo di 12 ore di fila potete andare sul mio blog che vi lascio qui sotto, che ho scritto praticamente tutto quello che mi è successo. Sono felice perché in camera, nonostante sia piccola, comunque ho l'aria condizionata, se sentite quello, ho il wifi, ho due spine, devo prenderne una per il telefono, ma anche no, cioè non so ancora. Devo dire che comunque non si sta malissimo, non sto malissimo. La vista, oh, è carina, niente di che, periferia. Ventiliamo perché sennò fa caldissimo davvero fuori, è caldo qui. Adesso ho questo perché sennò ho paura di prendere chissà cosa, perché ho i capelli bagnati. E aspetto per andare a mangiare. E non capisco perché sia così blu, però vabbè. Rimane blu. Ah, qua siete venuti a mangiare? No. No? No.